Ciao bambini e bentornati sul mio canale. Allora, la lezione di oggi sarà un po' speciale perché saranno i vostri genitori a dover suonare, se lo vorranno, mentre voi, ascoltandoli e giocando, imparerete qualcosa di nuovo e divertente, cioè gli accordi. Ma prima ascoltiamo la sigla e poi vi spiego come. Care mamme e cari papà, non preoccupatevi se fino ad oggi non avete mai suonato il pianoforte o avete pochissima confidenza con questo strumento, perché sono sicuro che alla fine del video ognuno di voi sarà nelle condizioni di poter suonare qualche semplice accordo e divertirsi con i propri figli. Ma andiamo con ordine. Che cos'è un accordo? Un accordo è un insieme di almeno tre note che devono essere suonate contemporaneamente. Ma attenzione, queste tre note devono produrre delle consonanze e non delle dissonanze troppo accentuate, altrimenti i bambini percepiranno questi suoni come note stonate o addirittura come rumori. Lo scopo di questa lezione è quello di mettere i vostri bambini nelle condizioni di saper ascoltare e riconoscere ad orecchio gli accordi principali di 5 tonalità, che io, per semplificare al massimo l'argomento, ho rinominato come famiglie. 5 famiglie, quindi, 3 famiglie maggiori, cioè dai suoni più allegri, e 2 famiglie minori, cioè dai suoni più tristi, ognuna composta da 3 accordi, anche qui rinominati come accordo papà, accordo mamma e accordo bambino, per un totale di 15 accordi che ovviamente i vostri bambini dovranno imparare a riconoscere nel tempo. Adesso, grazie all'aiuto di alcune schede che ho preparato e alcuni esempi che ho già registrato suonati, cercherò di farvi capire, semplificando il più possibile, come si suonano questi accordi e da quali note sono formati. Questa è la prima scheda, la famiglia del signor Do, quindi la tonalità è quella del Do maggiore, qui come al solito troviamo il nostro piccolo personaggio. Questo invece è l'elenco dei 3 accordi principali, l'accordo papà, che è l'accordo sul primo grado, insomma per i più esperti, l'accordo di tonica, formato da queste 3 note, il Do, il Mi e il Sol. Di fianco ho trovato un modellino della tastiera con questi 3 bollini rossi che vi indicano chiaramente i 3 tasti da suonare per ottenere il suono giusto. Qui abbiamo l'accordo mamma, cioè l'accordo di dominante, quello sul quinto grado, con la settima, e le 3 note sono il Si, il Fa e il Sol. Vicino trovate il solito modellino. L'accordo bambino invece è formato dal Do, dal Fa e dal La, l'accordo sul quarto grado, accordo di sottodominante, e questa è la posizione delle 3 note. Adesso passiamo al pianoforte e vi faccio ascoltare questi 3 accordi. Famiglia di Do, accordo papà, Do Mi Sol, insieme, con il basso, accordo mamma, Si Fa Sol, insieme, con il basso, il Sol, accordo bambino, Do Fa La, insieme con il basso, il Fa. La seconda scheda che vi faccio vedere è la famiglia del signor Fa, quindi siamo in Fa maggiore. Qui trovate l'accordo papà composto dalle 3 note Fa, La, Do, e questa è la posizione di queste 3 note sul pianoforte. L'accordo mamma Mi Si bemolle Do, quindi attenzione al tasto nero, il Si bemolle, nel gruppo dei 3 tasti neri il Si bemolle è quello più a destra. E poi abbiamo l'accordo bambini composto dal Fa, dal Si bemolle ancora una volta e il Re. Famiglia di Fa, Fa maggiore, accordo papà, Fa la Do. Insieme con il basso, accordo mamma, Mi Si bemolle Do, insieme
con il basso il do, accordo bambino, fa, si, re, insieme, con il basso il si bemolle. Terza scheda, la famiglia del signor Sol, quindi siamo in Sol maggiore, qui trovate sempre il nostro personaggio, accordo papà formato dalle tre note Sol, Si e Re, e questa è la posizione delle tre note sulla tastiera. Accordo mamma, Fa diesis, Do, Re, e questa è la posizione, vi raccomando, non scordate il diesis, nel gruppo dei tre tasti neri il Fa diesis è il primo a sinistra. Accordo bambino, Sol, Do, Mi. Famiglia di Sol, accordo papà. Insieme con il basso il Sol. Accordo mamma, fa do re. Insieme con il basso il re. Accordo bambino, Sol do mi. Insieme con il basso il do. Quarta scheda, la famiglia del signor Re, la prima delle due tonalità minori. Questo è il nostro personaggio che abbiamo già conosciuto durante le scorse lezioni. Accordo papà, Re fa la, con la solita posizione delle tre note sulla tastiera. L'accordo mamma, Do diesis, Sol, La. E qui vedete la posizione, il do diesis nel gruppo dei due tasti neri è il primo tasto nero a sinistra. Accordo bambino, Re, Sol e Si bemolle che abbiamo già visto precedentemente. Famiglia di re minore, accordo papà, re fa la. Insieme con il basso. Accordo mamma, do diesis, sol, la, insieme con il basso. Accordo bambino, re. Sol, si bemolle, insieme con il basso, il sol. Ultima scheda e seconda tonalità minore, la famiglia del signor La. Siamo quindi in La minore e qui troviamo i tre accordi. L'accordo papà, La, Do, Mi, con la relativa posizione sulla tastiera. L'accordo mamma, Sol diesis, Re, Mi, e qui attenzione al Sol diesis, nel gruppo dei tre tasti neri è il tasto nero al centro. Accordo bambino, La, Re, Fa, e questa è la posizione. Famiglia di La minore, La do mi, l'accordo papà. Insieme con il basso il La. Accordo mamma, Sol diesis, Re mi. Insieme con il basso il Mi. Accordo bambino. La, re, fa, insieme con il basso il re. Dopo aver memorizzato almeno tre accordi di una sola famiglia, sarà possibile iniziare a giocare con i vostri bambini a sacco pieno, sacco vuoto e sacco mezzo. Come? Ve lo spiego subito. Voi genitori, una volta scelta la famiglia, suonerete i tre accordi che la compongono ribattendoli di continuo. I bambini, ascoltandovi attentamente, dovranno attribuire ad ogni accordo un movimento preciso. Per l'accordo papà, sacco pieno. Per l'accordo mamma, sacco vuoto. Per l'accordo bambino, sacco mezzo. Quando i bambini sapranno muoversi correttamente, avranno imparato a distinguere ad orecchio i suoni dei tre accordi di una sola famiglia. Arrivati a questo punto, potrete passare allo step successivo invitandoli a cantare i nomi delle note che compongono gli accordi che loro avranno imparato a riconoscere. Fatto questo, si può passare alla famiglia successiva.
Se non siete ancora in grado di suonare questi accordi, non vi preoccupate, perché tra qualche secondo vi farò ascoltare degli esempi che ho già registrato proprio per permettervi di iniziare a giocare da subito con i vostri bambini. Quindi a voi genitori non resta altro che controllare dal monitor del dispositivo che di solito utilizzate per guardare questi video e controllare i vostri bambini nel caso in cui commettano degli errori nel loro movimento. Ovviamente per ogni accordo che suonerò in questi esempi sarà scritto se appunto i bambini dovranno spostarsi dalla posizione del sacco pieno al sacco vuoto e viceversa, proprio per permettervi di correggerli nella maniera esatta senza insegnare o dire loro delle cose sbagliate. Con il tempo ovviamente anche voi genitori sarete in grado di suonare questi accordi, allora il tutto diventerà ovviamente più divertente, più coinvolgente, soltanto che appunto c'è bisogno di un minimo di esercizio e un po' di impegno. Iniziamo con un esempio in famiglia di Do. Per il secondo esempio uso una tonalità minore, la famiglia di Re. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, vi è stato utile oppure posso fare qualcos'altro per migliorarmi. Lasciate un like e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie per aver visto il video fin qui, io vi do appuntamento alla prossima lezione dove conosceremo una nota nuova e impareremo a suonare una famosissima canzoncina per bambini, cioè Mary aveva un agnellino. Grazie, alla prossima, ciao!